Sono stati ritrovati il cellulare e le scarpe di Elisa Pomarelli lanciati in un vascone irriguo vicino a Campogrande di Carpaneto dal suo assassino, Massimo Sebastiani. Alla sorella della giovane è arrivata una toccante lettera del cantante Luciano Ligabue dedicata proprio alla ragazza uccisa. Non si può spacciare i minorenni. Con queste parole un assuntore pentito ha fatto scattare l'indagine dei carabinieri che hanno arrestato 19 persone per traffico di stupefacenti in città e provincia. La giunta Barbieri ha dato il via libera alla sperimentazione per pedonalizzare totalmente Piazza Cavalli il mercoledì mattina in occasione del mercato cittadino. Dopo due procedure andate deserte, si sblocca il bando per i lavori al ponte di Piavetta. Quattro ditte hanno depositato un progetto di ristrutturazione. Entro fine anno potrebbe partire il cantiere. Stasera nel Mirino alle 21 su Telelibertà una riflessione sul mondo della scuola e dei giovani con il pedagogista Daniele Novara e l'insegnante Rita Croci. Il Piacenza domani sera al Garilli riceverà il Padova capolista nella sfida di cartello di Serie C. Franzini chiede massima concentrazione ai biancorossi, Papone e Corradi recuperati. L'intervista nel TGL Sport.